abbiamo visto separatamente la gestione dell'album e la gestione dell'artista, giusto? L'inserimento sia dell'album che dell'artista. Però separati. Io adesso li ho messi insieme in un unico progetto, così vediamo, rivediamo tutto il progetto. In più ho aggiunto alcune cosine, ma poche cose, che sono però interessanti e anche importanti. Guardate, qui c'è il progetto musica. Questo progetto adesso contiene nella cartella di Java. Quindi dove c'è Java Resources ci sono i file, tutte le classi Java. Cos'è che avevate costruito? Cosa che abbiamo fatto insieme? Quello che c'è dentro questo package model, qua dentro ci sono le due classi, album e artista, che vanno a mappare le tabelle del database. Adesso non apro il database, però vi ricordate che sul database ci sono queste due tabelle, la tabella album e la tabella artista all'interno del database che si chiama musica. Quindi queste sono delle normalissime classi Java con i vari attributi. Ogni attributo corrisponde ad una colonna della tabella del database e poi ci sono i costruttori, c'è sempre un costruttore senza parametri, un costruttore con tutti i parametri e poi abbiamo visto che per l'inserimento ci serviva un costruttore senza l'ID, perché non appena andiamo a creare l'album all'artista, non abbiamo l'ID perché viene generato in automatico dal database, quindi non lo conosciamo e allora questo costruttore ci permette di creare un album senza ID che verrà poi dopo inserito successivamente. E artista è esattamente anche la classe artista ha i vari campi che sono coincidenti con le colonne del database, anche nel nome hanno gli stessi nomi, i tipi sono compatibili. E anche qui abbiamo i tre costruttori, poi ci sono i soliti metodi get e set e il metodo toString, questo per entrambe le classi, quindi qui niente di particolarmente difficile. A cosa servono queste classi? Servono quando dobbiamo fare le operazioni sulle tabelle del database, andremo poi a vedere come. Poi vi ho fatto creare anche questo package servlet all'interno del quale abbiamo messo le servlet, ve ne ho fatta creare una per ogni classe, quindi una prima servlet che serve per inserire l'album e una seconda servlet che serve invece per inserire l'artista. Per il momento ci stiamo occupando solo dell'inserimento di artisti e di album. La servlet lo vediamo dopo che cosa fa, quindi lasciamo un attimo da parte le servlet. Poi abbiamo creato due pagine HTML, la prima, quella che consente di inserire l'artista e poi nella lezione successiva o due lezioni successive abbiamo creato la pagina per inserire l'album. Vediamo come sono fatte. Semplicissimi file HTML, all'interno dei quali abbiamo principalmente un form. E questo form consente di inserire i dati che sono richiesti rispettivamente per l'artista e per l'album. Io, esatto, ho cambiato il nome perché non potevo avere due file index con lo stesso nome all'interno dello stesso progetto, quindi uno l'ho chiamato Insert Album e l'altro Insert Artist. Ci deve sempre essere un file index principale, però adesso per semplificare la cosa li ho messi separati. Entrambi questi file hanno sia un collegamento a jQuery, sia un collegamento a uno script che abbiamo fatto noi che si trova nella cartella JS. Ed ecco qua la cartella JS. Dentro tutti e due gli script che avevamo scritto separatamente li ho inseriti qua dentro. Andiamo a vedere in che modo. Allora, c'è sempre il solito $document.ready function che è praticamente l'inizio del codice jQuery e poi ci sono due all'interno
due diversi gestori di eventi. C'è il gestore che dell'evento clic sul pulsante Insert Artist Button, BTN, e il gestore di evento invece clic sul pulsante che permette di inserire l'album. Partiamo dal caso più semplice, che è questo Insert Album. Quindi, come faccio adesso a mandare in esecuzione l'applicazione? Sempre con il tasto destro del mouse su Insert Album e poi Run As, Run on Server. Ecco qua. Allora, questo è il form. Io inserisco i dati all'interno del form e appena inserisco i dati e clicco su invia, ecco che questo evento viene intercettato dal codice JavaScript. Quindi andiamo a vedere cosa succede con il codice JavaScript. E scendo quindi qua, dove c'è appunto la gestione dell'evento clic su Insert Album BTN. E Insert Album BTN ce l'abbiamo qua in questo form all'interno della pagina insertalbum.html. Quindi non appena facciamo clic sul pulsante c'è l'esecuzione di questo metodo che è sempre il solito metodo che praticamente previene l'operazione di default del pulsante submit, ossia non manda i dati al server perché noi non vogliamo inviarli, diversamente verrebbero subito mandati al server e non succederebbe più niente. Quindi blocchiamo questa operazione e andiamo noi, al lato client, quindi a prenderci i dati che sono dentro il form. Per andare a prendere i dati presenti dentro il form usiamo questa scrittura. Questi che vedete tra parentesi non sono altro che gli ID della presente all'interno del form. Quindi questi sono gli ID, ce li abbiamo qua, di questi campi del form: nome album, data uscita, non tracce. Ora questa scrittura mi permette di accedere all'elemento input della pagina HTML e poi di andare a prendere il valore contenuto nel campo. Questo valore, che è appunto il nome dell'album, viene assegnato a questa variabile, che ha lo stesso nome dell'ID. Non è un problema, cioè potrei usare nomi diversi, ma poi dopo dovrei ricordarmi di tutti. O sempre andare a vedere come li ho chiamati, ed è molto facile sbagliarsi. Ora, dove vedete debug, vuol dire che potrei anche toglierla questa cosa, non serve ai fini del funzionamento dell'applicazione. Mi serve perché così controllo se quello che sto facendo funziona correttamente. Poi li toglierò. Faccio quindi questa stessa operazione di recupero del contenuto per tutti i campi di input, anche per la data di uscita, anche per il numero di tracce. Ricordando però che l'unico dato effettivamente obbligatorio è il nome dell'album, gli altri dati sono facoltativi. Quindi adesso devo andare anche a verificare se l'utente ha inserito i dati obbligatori. Controllo quindi solo se c'è nome album. Gli altri non importa, anche se non c'è nulla, non ha nessuna importanza. Se il nome dell'album è presente, quindi if nome album, allora posso preparare l'oggetto da inviare al server. Quindi invece di mandarlo automaticamente, controllo prima che tutto sia a posto e qua potrei fare anche dei controlli più raffinati, però per adesso va bene così. Se è tutto a posto, cioè se è stato inserito quello che è obbligatorio, preparo un oggetto da inviare al server. Gli oggetti JavaScript sono fatti in questo modo: racchiusi, coppie chiave valore racchiuse tra parentesi graffe e separati da virgole. Quindi, questo è il nome dell'oggetto. Params è una variabile JavaScript. Poi c'è una parentesi graffa aperta e qua vedete una parentesi graffa chiusa,
seguita da un punto e virgola. Non è un'istruzione, è un oggetto. Si creano così. All'interno ci sono i vari campi dell'oggetto, gli attributi. Allora, ho scritto qui key, due punti, value, per indicare che a sinistra del due punti c'è un nome che indica il nome della proprietà che scelgo io, quindi potrei scrivere anche x, y e z, invece il nome album, data uscita, non tracce. Invece, proprio perché voglio usare sempre gli stessi nomi, che mi viene più facile poi ricordare cosa vogliono dire, perché X non mi richiama niente, nome album sì. Uso sia per la chiave sia per il valore lo stesso nome. Allora, la chiave questa, nome album a sinistra del due punti, data uscita, non tracce, sono nomi che scrivo io, identificatori, come fossero dei nomi di variabile. Mentre a destra del due punti ci sono i valori veri e propri. Questi dove si trovano? Si trovano nelle variabili che io ho utilizzato per andare ad acquisire il valore dei campi del form. Quindi, nome album, questo, data uscita, questa, non tracce, questa variabile. Queste variabili si trovano qui a destra del due punti e contengono i valori. Poi, dopo aver costruito questo oggetto, arriva il momento di mandarlo al server, perché io prima l'ho bloccato, adesso però lo devo inviare. Quindi, per inviare questo oggetto al server, utilizzo, e questo è il motivo per cui io ho deciso di usare jQuery, utilizzo questo metodo $.post che semplifica molto la scrittura del codice, perché la scrittura del codice per utilizzare Ajax con JavaScript è molto più complicato, non impossibile, ma molto più complicato. Quindi, visto che abbiamo jQuery a disposizione, perché non usarlo? Con una semplice chiamata come questa, $.post, dove post, vi ricordo, è anche il nome del metodo, del protocollo HTTP, che permette di inviare i dati al server per fare un'operazione come questa, di inserimento. E questo metodo ha tre parametri, ne ha anche di più, però a noi bastano questi tre. Il primo parametro è il nome della servlet, che poi sul server andrà a gestire questa operazione. L'operazione è quella appunto di inserire un nuovo album. Params che contiene i dati del nuovo album, quindi è l'oggetto JavaScript che ho preparato, e poi c'è questa function che è funzione di callback, che in realtà contiene il codice che deve essere eseguito quando il server risponde. Quindi quando il server avrà fatto tutta la sua elaborazione, in questo caso cosa dovrà fare il server? Dovrà prendere questi dati che gli mandiamo e andare a fare una richiesta al database server per inserire il nuovo album nella tabella. E questa è ancora una parte che non abbiamo fatto. Quindi, quando questa operazione sarà conclusa, il web server risponderà e con dei dati, evidentemente, una risposta che può essere una frase, un messaggio, ok, tutto a posto, oppure un messaggio di errore, lì dipende un po' dalle situazioni. E questi risultati, questi dati che vengono restituiti dal server, siano essi una semplice frase o qualcosa di più complesso, finiscono dentro questo parametro, che si chiama data, ma anche qua si poteva chiamare in un altro modo. Quindi, il codice che si trova dentro a questa function, questa, viene eseguito solo quando il server risponderà. Nel frattempo, però, questa operazione non è bloccante, quindi intanto l'utente può andare avanti a fare altri tipi di operazioni mentre aspetta che arrivi la risposta. Poi, qui avevamo ovviamente questo else, l'else c'è perché se l'utente non ha inserito il nome dell'album, allora bisogna comunicargli l'errore. Per il momento sto usando solo delle alert box di JavaScript per semplificare il codice. In realtà potrei fare anche delle cose più complesse. Potrei far comparire nella pagina web una scritta in un paragrafo che magari ho reso invisibile all'inizio, lo posso far diventare visibile. Poi vedremo anche queste cose qui. Però non mi voglio soffermare sui dettagli adesso perché la parte più importante è quella poi di lavoro sul database. Quindi usiamo tranquillamente delle alert box.
anche all'interno di questa funzione di callback, l'unica cosa che facciamo è quella di visualizzare i dati che vengono restituiti dal server. Per quanto riguarda invece l'inserimento dell'artista, tutto funziona esattamente nello stesso modo. Allora, vediamo un attimo di qua. Come faccio ad andare a vedere il form per l'inserimento dell'artista? Semplice. Qua in alto c'è scritto localhost 2.880 slash musica e poi slash insert album.html. E basta sostituire insert album con insert artist, che è l'altra pagina, e dare invio. Qui abbiamo la stessa cosa, ho aggiunto questi asterischi, no, per indicare i dati obbligatori, l'abbiamo già provato più volte qua inserendo i dati, cliccando su invia, funziona di nuovo con lo stesso principio. Quindi andiamo a bloccare l'operazione di default, andiamo ad acquisire, a prendere dal form tutti i dati presenti nei campi di input. Qua c'è un controllo un pochettino più complesso perché tutti i dati sono obbligatori tranne l'anno fine, quindi l'avevamo già visto l'altra volta. Prima vado a vedere se c'è il nome. Allora, se c'è il nome, vado a vedere se è stata inserita la data di nascita. Se è stata inserita la data di nascita, vado a controllare che sia stato inserito anche l'anno inizio. Quindi, se ci sono questi tre dati obbligatori, di nuovo preparo l'oggetto. E di nuovo, quando finalmente è tutto a posto, l'oggetto è pronto, ecco che lo mando al server dicendogli qual è la servlet che dovrà occuparsi di gestire questi dati, gli mando l'oggetto e di nuovo nella callback vado a scrivere il codice da eseguire. Qua vedete delle cose in più che le spiego dopo, e sono la parte nuova aggiunta. Anche qui, nel caso in cui qualcuno di questi if restituisca di queste condizioni sia falsa, ecco che qua abbiamo i vari else, deve inserire l'anno di inizio, deve inserire la data di nascita, deve inserire il nome dell'artista. Abbiamo mandato tutti i dati relativi all'album a questa servlet. Andiamo a vedere che cosa fa. Il codice che scriviamo noi inizia e sta dentro questo metodo doPost. Quindi abbiamo inviato i dati con post, usiamo il metodo doPost per andare a gestire i dati. Questo metodo ha due parametri che sono request e response. Dentro a request troviamo i dati inviati dal client, quindi quella variabile param che abbiamo mandato con Ajax, questa params, questi dati qui si trovano adesso dentro a request. È un oggetto che contiene questi dati. Response invece verrà utilizzata, questo oggetto verrà utilizzato per inviare la risposta al client. Quindi la prima cosa che andiamo a fare è andare a recuperare i dati che sono stati inviati dal client. Per andare a recuperarli devo usare questo oggetto e poi un metodo che si chiama getParameter. Questo metodo è fatto in questo modo, ha un unico parametro, un unico parametro che è, attenzione, la chiave presente nel oggetto che ho inviato con JavaScript. Quindi, facciamo un esempio. Se invece di usare il nome album, qua avessi scritto X, nella servlet qua dovrei andare a mettere X. Quindi qua ci sta la chiave dell'oggetto JavaScript. Chiaro? Ora, siccome io ho usato gli stessi nomi, ecco che ho sempre qui il nome dell'album, quindi vuol dire vai a prendere il parametro che tu hai identificato con nome album e assegnalo a questa variabile che ha sempre lo stesso nome. Questi dati che passano sono sempre stringhe,
Sono sequenze di caratteri. Quindi tutto ciò che noi andiamo a prendere da request è una stringa. Per cui li mettiamo dentro delle stringhe. E poi se ci serve il tipo diverso da stringa, dobbiamo pensare anche di fare la conversione. Quindi andiamo a prendere il primo parametro che sappiamo essere una stringa, quindi non c'è bisogno di fare alcuna conversione. Definiamo la variabile nome album. E andiamo a mettere il parametro recuperato da request dentro a questa variabile stringa. Poi abbiamo, ecco, il secondo attributo che ci aspettiamo di trovare, la data di uscita. Ovviamente noi lo sappiamo, no? Quali sono gli attributi, lo scriviamo nel codice. Quindi, data uscita è una stringa, non è una data, è una stringa. Prendiamo il parametro che ha come chiave data uscita e lo mettiamo dentro ad una stringa. Però poi, siccome la data di uscita deve, se c'è, deve essere una data, allora dobbiamo fare un po' di operazioni. Quali sono queste operazioni? Vediamolo nel dettaglio. Prima di tutto dobbiamo accertarci che dentro a questa data uscita ci sia un valore. Perché? Perché se io vado a convertire una stringa in una data, ma se dentro questa stringa non c'è niente, mi dà errore. Mi genera un'eccezione, mi interrompe il programma. Vado a creare una variabile che chiamo SQL data uscita di tipo date, date però del package SQL, Java SQL, e le do il valore iniziale null. Poi vado a vedere se la stringa data uscita è diversa da vuota, posso fare la conversione. Allora, a questa variabile, che contiene il valore convertito, assegno date.valueOf, data uscita. Questo metodo è in grado di convertire una stringa, passata come parametro, in una data. Allora, questo è un metodo statico della classe date, quindi lo uso scrivendo nome della classe date, punto, nome del metodo, tra parentesi tonde passo la stringa, che è quella appunto che ho preso dal form, cioè che arriva dal form, e la converto in una data di tipo SQL, quindi una data che può essere poi inserita sul database. Cosa succede se invece la data non c'è, cioè se la stringa è vuota? Niente, che questo SQL data uscita varrà null. E va bene, è null perché non c'è la data. Poi vado a prendermi le tracce, il numero di tracce. Anche qui vale lo stesso ragionamento. Non so se l'utente il numero di tracce le ha inserite oppure no. Quindi intanto vado a leggermi questo, il valore passato dal client. Poi lo metto in una stringa e di nuovo prendo questa volta una variabile intera alla quale assegno il valore di default che è 0, int non tracce. Poi mi domando: se la stringa è diversa da vuoto, allora faccio la conversione. Quindi a questa variabile int non tracce assegno integer.parseInt di non tracce. Quindi prendo la stringa, la converto in intero e l'assegno alla variabile. Altrimenti, nel caso in cui non ci sia niente nella stringa, non faccio la conversione perché altrimenti mi darebbe errore, rimane il valore 0 per questa variabile. Ecco, adesso che ho tutti gli attributi dell'album, posso andare a creargli l'istanza. Quindi usando la classe album che ho all'interno del package model, questa classe qui, vado a creare l'istanza. Quindi definisco una variabile album di tipo album e uso il costruttore, quello senza l'id, quello quindi con solo tre parametri, passando il nome dell'album, la data e il numero di tracce, però ovviamente quelle variabili che sono state convertite. E nel caso in cui non ci fosse un valore, qua avremo nulla, qua zero e va benissimo, è giusto così. Questo lo facciamo perché quando poi andiamo a inserire l'album nella tabella, andremo a passare questo oggetto e questo oggetto poi vedremo come verrà inserito nella tabella. Invece di passare un attributo alla volta, passo l'oggetto.
Dopodiché questi puntini stanno appunto a indicare che qua dovremmo fare qualcos'altro. Dovremmo di fatti andare a inserire questo oggetto nella tabella album. Una volta che abbiamo fatto questa operazione, poi risponderemo al client, perché il client è lì che aspetta, è sempre qui, sta aspettando. Quindi gli mandiamo indietro qualcosa. Per inviare una risposta al client, vi ho già spiegato l'altra volta che dobbiamo creare un flusso di output, uno scrittore, usando la classe PrintWriter. Quindi questo è il modo per creare lo scrittore, che si chiama Writer, perché così ho deciso io, ma si poteva chiamare Out, si poteva chiamare tanti altri modi. Dopodiché con il metodo println, così come l'abbiamo sempre usato anche con System, andiamo a stampare, quindi a produrre in output, ma questa volta non sull'output standard, ma sul flusso di dati verso il client, quello che vogliamo. In questo caso la stringa ha inviato nome album, grazie, e poi chiudiamo il flusso di output. In più, cos'è che vi ho aggiunto? Allora, una cosa importante, perché potrebbe succedere, potrebbe esserci bisogno, di mandare indietro, invece di una semplice stringa come questa, di mandare un oggetto. Quindi di mandare indietro proprio tutto l'oggetto artista. E qui bisogna utilizzare un particolare formato di interscambio che si chiama JSON. Vediamo un attimo questo JSON, che cos'è? Vi ho preparato questo documento riepilogativo molto molto sintetico. Allora, intanto potete andare a vedere su questa pagina di V3 Schools, c'è un tutorial. Però le cose da sapere sono queste. Intanto, che cos'è, qual è la sintassi, il formato di una stringa JSON? Stringa JSON è proprio una stringa che ha questo formato particolare. È racchiusa, delimitata dalle parentesi graffe aperte e chiuse. Poi, vabbè, questi due apici indicano che si tratta di una stringa, è un'unica stringa. All'interno troviamo anche qui delle coppie, chiave, valore. Quindi, chiave sta per nome della proprietà, proprietà name. Poi due punti, valore, John. Proprietà, age, età. Valore, 30. Proprietà, city. Valore, New York. Molto simile a un oggetto JavaScript, come abbiamo visto in precedenza, no? È molto simile a un oggetto come questo. Chiave, valore, chiave, valore. Con la differenza però che la sintassi è un po' diversa, perché le chiavi, quindi gli attributi, i nomi degli attributi vanno sempre tra virgolette o apici. Adesso sapete, si possono usare sia le virgolette sia gli apici. Quindi vanno anche gli attributi, vanno anche questi messi tra virgolette o apici. Vediamo, una volta che uno ha un oggetto JavaScript, lo posso trasformare in una stringa come questa? Perché? Spiego anche perché. Per poter scambiare qualcosa di un po' più complesso da una semplice stringa tra la parte client e la parte server, c'è bisogno di un particolare formato che si chiama di interscambio. Perché Java non è che può capire JavaScript e viceversa, JavaScript non può capire Java. Se io mando un oggetto Java a JavaScript, questo non riesce a interpretarlo. Analogamente, se mando un oggetto JavaScript a Java, Java non lo sa interpretare. Quindi ci vuole un po' come una lingua di mezzo, no? Ci vuole qualcosa che permetta sia un formato che è conosciuto sia da JavaScript sia da Java. Allora, se voglio mandare qualche cosa al client o viceversa al server, che sia un pochettino più complesso di una semplice stringa non strutturata, devo utilizzare JSON oppure in alternativa XML, ma XML è molto più complicato.
Allora, vediamo come si fa a prendere una stringa in questo formato, JSON, e a trasformarla in un oggetto JavaScript. Praticamente cosa che dobbiamo togliere per avere un oggetto JavaScript? Dobbiamo togliere via tutte queste virgolette qua, perché poi il resto rimane praticamente identico. Ovviamente vengono tolte anche questi apici qui perché non si tratta più di una stringa, ma di un oggetto. Per poter fare questa operazione si utilizza il metodo parse della classe JSON. JSON.parse, gli passiamo come parametro la stringa in formato JSON e questo metodo ci converte questa stringa in un oggetto JavaScript che io l'ho rappresentato in questo modo così vi è più chiaro. Quindi, Java manda indietro, dopo lo vediamo, un oggetto JavaScript e JavaScript non potrebbe interpretarlo, quindi facciamo mandare da Java invece di un oggetto una stringa JSON, in modo tale che quando arriva qui sia possibile con il metodo JSON.parse trasformarla in un oggetto JavaScript e manipolarla. Al contrario, se ho un oggetto JavaScript e lo voglio convertire in una stringa JSON, utilizzerò json.stringify, quindi questo metodo, passando naturalmente sempre qua come parametro l'oggetto e questo mi converte l'oggetto in una stringa JSON. Con Java è un po' più complicato come sempre, perché Java è sempre più complicato. Con Java ci sono delle API di sistema che però sono meno agevoli da usare rispetto ad una libreria molto comoda che è la libreria di Google, che si chiama JSON, quindi non J ma JSON, Google JSON. E trovate sia qui questo link vi porta ad una pagina dove si può fare il download diretto, oppure qui andate sulla pagina di GitHub dove anche qui si può fare il download, ma chi non è abituato a lavorare con GitHub magari non lo sa che qui si può andare a fare il download. Invece dall'altra parte c'è proprio il pulsante download, così non vi sbagliate. Quindi questa libreria va scaricata e va poi importata nel progetto, se vi faccio vedere come. Per usare questa libreria, prima di tutto bisogna creare un'istanza di questa classe e dopodiché ecco i metodi che permettono di rispettivamente convertire un oggetto di Java in una stringa JSON. Questo è molto utile quando appunto voglio mandare indietro a JavaScript, quindi allo script di JavaScript, un oggetto di Java, perché sennò se glielo mando così non lo leggerà mai. Invece quest'altro metodo, from JSON, che ha due parametri, la stringa JSON è l'oggetto, la classe praticamente, mi converte una stringa JSON in un oggetto della data classe. Io ho appunto modificato leggermente il codice qui per mostrarvi proprio questo esempio e ho lavorato con Artista. Allora, andiamo sulla servlet qua. Dopo aver creato l'istanza dell'artista, io non voglio mandare al client semplicemente questa frase, ha inviato nome, ma voglio mandare proprio lì questo oggetto. L'oggetto che ho creato lo voglio mandare indietro al client. Quindi faccio una conversione di questo oggetto in una stringa JSON. E lo faccio utilizzando la libreria JSON che poi vi faccio vedere come si importa. Allora, io l'ho già importata, quindi creo l'istanza e poi vado a usare il metodo toJSON passando come parametro l'oggetto artist che ho creato. Che cosa fa questo metodo? Mi converte questo oggetto Java in una stringa JSON costituita da tutte le varie coppie che aveva valore. Quindi avrò un oggetto, una stringa JSON con i vari nomi degli attributi di questo oggetto artist seguiti dai valori.
Qua di fatto ho fatto anche una stampa qui per vedere come mi ha convertito, cosa viene fuori da questa conversione. Poi utilizzo sempre lo scrittore che ho creato e questa volta invece di mandare al client ha inviato nome, gli mando questa stringa. Ok? E vediamo dall'altra parte cosa cambia. Dall'altra parte, quando la callback riceve i dati, vabbè, qua li abbiamo stampati e poi questo serve solo per farvi come esempio e non è che devo per forza fare questa operazione. La faccio per mostrarvi come funziona. Quindi vado a convertire questa roba qua che ha ricevuto la funzione è una stringa JSON. Ora, se voglio utilizzarla, manipolarla in qualche modo, devo andare a convertirla in un oggetto JavaScript. Ecco allora che devo utilizzare il metodo JSON.parse. Applico questo metodo a data, prende questo metodo, questa stringa e la trasforma in un oggetto JavaScript che io ho chiamato DataObject. Poi, per farvi vedere come si accede ai campi di questo oggetto, ho fatto una stampa console del nome. E per accedere ai campi di questo oggetto, che sono appunto questi, non sono questi perché sono quelli che sono stati inviati dal client, ma la struttura è sempre questa, vado a scrivere dataObject.nome. Questo mi permette di accedere al nome di questo oggetto. E poi, ovviamente, se avessi continuato, avrei potuto scrivere data nascita, inizio, eccetera. Ho scaricato questa libreria JSON dalla rete. Poi, invece di inserirla subito nel progetto, cioè andando qua, cliccando su Build Path, Configure Build Path e poi facendo come abbiamo sempre fatto, cioè cliccando su Add External Jars, andando a prendermi la libreria, inserirla nel progetto, ho fatto una cosa più generale. Siccome ci serviranno queste librerie più di una volta, ho creato delle user library. E come si fa? Allora, si va qua in Window, su Preferences, poi si va qui dove c'è Java Build Path User Libraries. Qua si clicca su New e si inserisce il nome della user library, quindi il nome che volete voi, non ha importanza. Io ho creato due user library, JSON e JDBC. Una volta che avete inserito il nome, ok, andate, quindi faccio un esempio, mia libreria. Libre. Ok, una volta che avete creato il nome della libreria, qua potete aggiungere solitamente un jar esterno, quindi cliccando qui andate a prendervi il jar che avete scaricato dalla rete. Vedete, qua c'è la libreria JSON che io ho scaricato in precedenza dalla rete, sono sempre dei file jar. Quindi seleziono il file jar, confermo e quindi viene aggiunto alla mia libreria il file jar esterno. Difatti, se guardate qua, vedete che c'è la libreria JSON aggiunta, JSON. E qua adesso questa la cancello perché non serve a niente. Ho aggiunto anche un'altra cosa importante che è il driver JDBC, che è quello che useremo per accedere al database. Però, visto che adesso non ci serve ancora, vi darò poi i riferimenti successivamente. C'è un connettore da scaricare perché e da inserire nel progetto perché altrimenti non possono comunicare Tomcat e MySQL. Bisogna dargli la possibilità di comunicare utilizzando un particolare software che è appunto questo connettore. Poi, una volta che voi avete creato le vostre librerie, le vostre user library, ce le avete sempre in Eclipse. E quindi cosa succede? Che quando creo un progetto, invece di andare ogni volta a fare l'importazione, eccetera, vado in Build Path, Configure Build Path, vado in Library, clicco su Add Library, scelgo User Library e vado a prendermi, a selezionarmi le librerie che voglio aggiungere.
Così non devo ogni volta andare a fare sempre la stessa operazione di inserire i file jar, cioè li ho già, sono già presenti nelle mie librerie. Passaggio successivo, poi vi lascio, vi faccio solo vedere cosa che bisogna fare dopo. Intanto guardate cosa è successo qui. Quando io ho convertito l'istanza di artista in JSON, guardate, qua c'è l'oggetto, l'oggetto artista creato con la classe Java. Quando faccio la conversione nel formato JSON e vado di nuovo a stampare JSON Artist in questo caso, guardate come si è trasformato. Invece dall'altra parte, lo vedete qui, vedete? Questa è la stringa che passa al client e che viene poi stampata con un alert box ed è sempre una stringa JSON. Poi io ho stampato, sono andata a richiedere la stampa su console solo del nome, data object.nome e difatti di nuovo viene ripetuto il nome, però questa volta preso non dal form, ma dai dati che sono tornati indietro come stringa JSON dal server. Forse avrete notato che ho aggiunto degli ulteriori package. Dunque, un package è questo, util. All'interno di questo package ho inserito una classe che non ho scritto io, l'ho presa già pronta, che serve per fare l'hash delle password. Cosa significa? Significa che quando andremo a registrare un cliente e questi inserirà una password, noi andremo a registrarla sul database, però dopo averla trasformata in una stringa hash. Una stringa hash, quindi una stringa che non è difficilmente individuabile, diciamo, da un tentativo di attacco. È anche non riconvertibile nella password originale. Questo per garantire appunto la sicurezza delle password. Questa classe permette sia di generare la password hashata, chiamiamola così, sia di andare a validare la password, cioè siccome non è possibile risalire nuovamente la password originale, quando l'utente farà un login e inserirà la password, io dovrò verificare se la password che lui ha inserito è uguale alla password memorizzata sul database. E questo metodo mi dirà se, restituendo un booleano, se sono uguali o no. Ecco, quindi questa la useremo proprio per fare questa operazione. Dopodiché c'è un altro package, qua dentro metteremo quindi tutte le classi di utilità. C'è un altro package che si chiama database, all'interno del quale c'è una classe DB Manager che fa le seguenti operazioni. L'altra volta vi ho fatto vedere nella dispensa quali sono le operazioni da fare per connettersi al database. Le ho riassunte tutte dentro questa classe. Quindi questa classe fa una serie di operazioni un'unica volta quando viene caricata in memoria e poi fornisce due metodi per la connessione e la disconnessione dal database MySQL. Per cui questa classe definisce una serie di costanti che sono il driver da utilizzare, l'URL del nostro server, il nome dell'amministratore che è sempre root, la password che in questo caso non è specificata, il nome del database musica e poi definisce una variabile di distanza private che chiamo con di tipo connection, una classe di Java, e effettua questa operazione una sola volta appena la classe viene caricata in memoria, cioè cerca di caricare questo driver. È un'operazione fondamentale senza la quale non funzionerà il collegamento al database. E poi, come vi dicevo, ci sono due metodi. Uno che serve per fare la connessione al database, open connection, e un altro per chiudere questa connessione, close connection. Per
Per usare questi metodi devo ovviamente creare un'istanza di questa classe e poi con l'istanza creata andrò a richiamare questi metodi quando mi servirà utilizzarli. Cioè ogni volta che dovrò fare un'operazione sul database dovrò prima aprire la connessione e al termine delle operazioni dovrò andare a chiuderla. Questo metodo è semplicemente una cosa di utilità per non stare ogni volta a specificare tutte queste informazioni. Questo metodo incorpora. Incapsula al suo interno che cosa? La chiamata, l'apertura della connessione con il metodo getConnection della classe driver manager, passandogli questi parametri qua che sono definiti nelle costanti, e poi impostando il database con il quale noi vogliamo lavorare, che è appunto musica. E poi restituisce questa istanza con, che è quella che mi permette di operare sul database. La prossima volta, quando sarete pronti, inizieremo a lavorare su questa classe Album Manager e poi ci sarà anche la classe Artist Manager, la quale si deve occupare di fare le operazioni sul database. Questa classe va a creare un'istanza di questo DB Manager per poter effettuare le operazioni di apertura e chiusura della connessione e poi dovremo scrivere il codice per inserire un album sul database, modificare l'album, cancellare l'album. Restituire tutti gli album, restituire. Adesso qua ho scritto un po' di cose così, ma in realtà possiamo anche farne solo due per capire come funziona. Quindi qua possiamo mettere tutte le operazioni che vogliamo fare sul database e dobbiamo implementarle. Chi è che gestisce questa cosa? Chi è che chiama queste operazioni? La servlet. Infatti, questa servlet che serve per inserire l'album, dopo aver. Non è qua. Insert artist servlet, insert album. Questa servlet, dopo aver fatto appunto la creazione di questo album, qua farà la chiamata che cosa? Essendo la servlet che serve per inserire l'album, e io l'ho già separati così apposta, andrà a chiamare il metodo che permette di inserire l'album nel database. Stessa cosa farà questa insert artist servlet, ci sarà una classe artist manager che conterrà il codice per inserire l'artista sul database e così abbiamo chiuso poi il cerchio. Poi ci sarà, se abbiamo voglia e tempo, anche il modo di rendere, creare un'interfaccia decente per questa applicazione. Ho finito.